Allora, proprio pochi minuti di video, perché ieri, il 4 ottobre, è stato il mio compleanno e tra shopping con quei regalini che ho ricevuto, volevo parlarvi di 5 prodotti che mi piacciono molto, che appunto ho ricevuto per il compleanno. Due sono di MAC, della linea appunto dei cattivi della Disney, Venomous Villains, e vabbè, iniziamo allora da questi. Allora, la prima è questa qui, che è una cipria, che diciamo al negozio la ragazza ha detto anche che si può utilizzare come blush, perché in effetti non è molto trasparente. E ce l'ho anche su in questo momento, quindi qui vi metto il link del video di questo trucco. Ed è questo bellissimo colore, questo rosa bellissimo, Briar Rose, vedete, è quello con Malefica, la strega cattiva della Bella Addormentata nel bosco, ed è appunto un beauty powder Briar Rose. È molto carina anche la scatolina, infatti non la butterò. E vi faccio vedere bene lo swatch, che magari vedete, comunque non è proprio trasparente da poter essere utilizzato solamente come cipria. Si può utilizzare benissimo anche come blush ed è molto molto luminoso. Proprio un bel colore. Poi, siccome era quasi tutto finito, era rimasto appunto questo e almeno la MAC dove sono andata io a Milano in via Torino, e in più ho preso questo smalto sempre di Malefica, questo qui che è il numero, non è, si chiama Formidable, Pearl Formidable, ed è questo qui che è non so se è un verde con dei riflessi fucsia o un fucsia con dei riflessi verdi. Comunque è bellissimo. Magari volevo fare lo swatch, ma non ho niente per farvi lo swatch. Vediamo. No. Vabbè, poi vi metterò delle foto magari sulla mia pagina Facebook anche quando lo metterò sulle unghie. Penso che lo farò più tardi perché voglio proprio vedere che effetto fa, perché è molto molto glitteroso, metallizzato, cangiante, va dal verde al blu al viola e al fucsia, molto molto bello. Poi ho acquistato, questi sono sempre i prodotti che ho utilizzato per questo trucco, questo ombretto di Pupa Luminous numero 1. Adoro questi ombretti perché sono degli ombretti cotti. Però, a differenza di altri ombretti cotti, questi comunque hanno una texture molto molto morbida, se riesco ad aprirlo, ecco, molto morbida, quasi cremosa, e scrivono anche da asciutti. A differenza per esempio di altri ombretti cotti come i Color Sphere di Kiko, che alcuni non scrivono proprio tanto, ma hanno bisogno di essere utilizzati bagnati per avere quell'intensità, per far vedere appunto il vero colore. Questo è bellissimo, questo è da asciutto, molto luminoso, lo trovo un colore molto naturale, adatto sia di sera che di giorno, e mi piace tantissimo anche utilizzato da solo, quindi solamente questo sulla palpebra e un po' di mascara penso che dia un effetto proprio bello all'occhio, luminoso. Questo, se non sbaglio, costa 11 euro, mi sembra. Poi ho finalmente comprato il mio primo Primer Potion. Ho preso non quello classico, ma ho preso il Sin, che è quello shimmer, è un color champagne shimmer. Questo credo che costi sui 16 euro e l'ho preso alla Sephora. Questo qui, ha questa boccetta, infatti proprio del colore del prodotto all'interno, mentre quello classico è violetto se non sbaglio, o grigio, boh, non mi ricordo. Comunque è un color champagne, vedete, ha il classico scolino piegato,
mi faccio lo swatch, anche questo è molto bello da solo. Si vede? Molto molto bello. E poi un'altra cosa che ho preso alla Kiko invece, approfittando dell'offerta di mascara a 3,90 euro, è questo, il top coat, il mascara top coat, che sinceramente ero sempre incuriosita, sono stata sempre incuriosita da questo mascara e volevo acquistarlo, però volevo, ecco, aspettare nuovamente l'offerta di mascara 3 a 3,90 euro. Infatti questa volta l'ho preso. Si presenta con questa bottiglietta viola molto carina e ha questo mega scovolino cicciotto. Vedete, in punta è più cicciotto e poi è leggermente più fino. Va applicato sopra al vostro mascara, anche magari quando abbiamo un trucco che non so, non ci va di struccarci, abbiamo un trucco della mattina e vogliamo ritoccarlo la sera, basta che aggiungiamo questo qui al mascara che abbiamo precedentemente e dà subito questo effetto di ciglia finte, molto volumizzante, e mi piace veramente tanto questo, quindi questo ve lo straconsiglio. Anche questo l'ho utilizzato su questo trucco, quindi se volete vedere comunque questi prodotti che vi sto facendo vedere, andate a vedere questo tutorial. E niente, per quanto riguarda i trucchi ho finito. Volevo dirvi che ho acquistato altre cose alla Lush. Altre cose, ho acquistato un balsamo solido, il Copacabana, di cui molte di voi mi hanno parlato positivamente. E non so di cosa sa, è buono, sa di vaniglia, di esotico, ecco. E questo in pratica va passato sul corpo dopo che avete fatto la doccia e siete ancora bagnate, appunto sulla pelle, come, non so, magari qualcuno di voi utilizza anche l'olio Johnson che si usa appunto da bagnati. Ve lo passate sul corpo e tende ad ammorbidire la vostra pelle e a renderla setosa. Mi piace molto perché lascia la pelle morbidissima e profumata. Dopodiché vi asciugate tamponando, non strofinando, in modo da non togliere appunto questo strato che vi si formerà come se vi foste appena messe la crema idratante. Benissimo, quindi anche questo ve lo consiglio. Questo mi sembra che costa sugli 8,95 euro. Poi dipende sempre, cioè sia questo mi sembra siano 100 grammi se non sbaglio. C'è anche quello più grande che costa, non mi ricordo, io poi i prezzi sono un casino comunque. Questi ragazzi ve li consiglio tutti questi prodotti perché sono fantastici, sono contentissima dei due acquistini MAC. Però come al solito sono stata un po' sfigata perché diciamo che non ero andata proprio per questi prodotti in particolare, ma per due blush con Grimilde, la strega di Biancaneve, e due gloss, uno di Crudelia Demon e l'altro sempre di Grimilde, ma erano tutti esauriti. Questi erano gli ultimi, proprio gli ultimi prodotti che erano rimasti, poi non avevano proprio più niente di questa linea. E comunque mi piacevano, ho deciso di prenderli anche perché fino ad ora non ho mai comprato nulla di serie limitate della MAC. Quindi questa è la prima volta e sono contentissima perché mi piacciono. Vado a provare lo smalto e poi seguitemi su Facebook perché vi metterò intanto gli swatch anche di questo smalto, come viene l'effetto finale e altro. E in più troverete sopra nella mia pagina Facebook c'è una tendina con scritto discussioni. Lì aprirò col tempo varie discussioni su determinati prodotti che ho provato e che mi sono piaciuti o anche no. Per esempio, in questo momento c'è la discussione relativa. Sto con un balcone. Una recensione più che altro relativa alla mascherina piperita di Lush che ho provato, mi ci sono trovata benissimo, quindi seguitemi anche lì perché magari farò delle recensioni che su YouTube magari non ho il tempo di fare perché non ho il tempo di mettermi al computer, quindi vado lì e vi scrivo le mie opinioni. E niente ragazze, al prossimo video, un bacione.